forza, energia, liberiamo l'energia, tutti con le mani così, perfetto, bella energia, tutti quanti, molto bene, molto bene. Buonasera e benvenuti a Marketing. Migliorerete sia come individui che come leader della vostra azienda di almeno il 75%. Quando io vi faccio una domanda, voi rispondete. Mi state seguendo? Sì. Volete migliorare la vostra vita del 75%? Sì. Allora, signori, io vi chiedo oggi di lavorare nel sì, perché il sì apre. Marketing. Che parola, marketing. Come ti riempie la bocca, la sentite? Marketing. Ripetetela insieme a me. Marketing. Lo senti come ti riempie proprio la bocca? Voi non ne avete un'idea di quanti Tupperware ho venduto io. Belli, belli. Anche di qua, anche di qua, anche di là. Belli, belli. Facciamolo arrivare a bel ritmo. Più dinamici, più dinamici. Energia, energia fuori. Energia. Bravissimi, bravissimi. Ma attenzione, entriamo nel vivo della nostra convention. Allora, signori, prima di andare avanti, facciamo un minimo di brainstorming. Io vi ho detto tutto quello che vi ho detto, che vi potevo dire. Tutto quello che potevo dirvi ve l'ho detto. E quei soldi che avevo fatto, a un certo punto mi è venuta un'illuminazione e li ho presi. E li ho messi a coltello. Coltello, questo concetto voglio che vi entri bene in testa. Più la mission vostra è chiara e più fate i soldi. La cartellina, all'interno della cartellina trovate i prossimi stage futuri. C'è un foglio bianco dentro e la penna. Questa casomai a fine serata me l'ardete. Prendete il foglio bianco e lì andrete a scrivere, nel momento in cui io darò via al countdown, la vostra mission. Potete già iniziare a pensare. Io ti chiedo una cosa, Francesco. Ti chiedo di vendermi questa penna. Vendimi questa penna. Bene, le energie, su, veloce, fate così con le mani, così con le mani, tirate sugli indici, quelli di pollici, lascia bene, tirate sugli indici fino a che non arriva bella chiara, bella, bella, bella. Tutto, molti di voi avranno comprato i miei libri, la mia folta produzione editoriale. Il primo di questi che vi cito, il libro che ha cambiato la vita e l'esistenza a tantissime persone, dal titolo Sì, il maestro dell'asilo di te stesso. Poi mi sono spostato più nello specifico e ho scritto un altro best seller dal titolo Il brand non è un liquore. L'emozione, signori e signori, l'emozione parte dalla terra. Tu stai con i piedi a terra, la terra ti dà l'emozione. L'emozione si incanala qui sulle gambe e arriva in questa zona qua, l'emozione. Si protrae qui ogni tanto. Al vostro potenziale cliente, voi per farvi comprare il vostro prodotto gli dovete fa pena. Liberi, 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 forte l'energia. Oh, che non te vedo, te pare? Se tutti quanti lo fanno, fa pure tu. Bella, bravo, bravo, bravo Francesco. Bravo Matteo. Posto fisso. Contratto a tempo indeterminato. Bonifico. Questo fa tipo effetto eiaculazione precoce. Tutto a nero. E qua voglio le braccia su, questa vi apre tutti gli chakra. Statale. Non è una convention che si rispetti se prima di andare via il vostro formatore non ve dà perlomeno l'attestato di partecipazione. Can't touch this. Fateli passare, tenete il vostro e fatelo passare. Cosa? Non smettete mai di essere curiosi, non smettete mai di formarvi, non smettete mai di trovare maestri che vi possono dire qualcosa per migliorare la vostra vita, ma ricordatevi che il migliore maestro che potete trovare
è quello che ci avevate all'asilo, diventate il maestro dell'asilo di voi stessi. E io voglio concludere dicendo: non aspettate che la comicità vi cadi addosso, andatela a cercare.